Facciamo silenzio, raccogliamoci profondamente nel silenzio per accogliere docilmente e umilmente il messaggio pubblico mensile che la Santissima Vergine della Riconciliazione, Regina del Giardino Benedetto, ha desiderato lasciarci oggi, 5 luglio. 2024. La Vergine Maria appare vestita tutta di bianco, risplendente. Aveva il cuore esposto, sormontato da una piccola fiamma. Poggiava su una nube. La Vergine Maria, dopo essersi fatta il segno della croce, sorridendo dolcemente, ha detto: sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, sono io la regina del preziosissimo sangue, e in questo mese dedicato adesso vi invito a pregare la coroncina del prezioso sangue di mio figlio Gesù. Invocate, invocate il sangue di mio figlio Gesù sulle vostre famiglie, sulle vostre città, sulle vostre regioni. Il sangue di mio figlio dona guarigione, liberazione, purificazione, salvezza. Figli miei, vi amo infinitamente, vi amo immensamente e vi attendo in questo luogo santo ogni giorno 5 del mese, giorno a me consacrato. Il prossimo 5 agosto sarà il 15° anniversario della mia apparizione in questo luogo tanto caro al Padre d'amore, tanto caro al Figlio Redentore e allo Spirito Consolatore. Io discendo in questo luogo, inviata dalla Divina Trinità d'amore, per salvarvi dall'iniquità, per salvarvi dall'impietà, per donarvi pace, luce e salvezza eterna. Corrispondete al mio appello, corrispondete alla mia chiamata e avrete grandi privilegi. Vi amo e vi benedico tutti con la mia benedizione materna, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Continuate, continuate a pregare il Santo Rosario in onore al mio cuore immacolato. Shalom, shalom figli miei.